Turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. Un saluto a tutti e ben ritrovati a tutti da The World 125, rieccoci qui su Far Cry 3. Avevamo finito la prima parte del tutorial e Dennis ci aveva detto di andare in un posto a cacciare un po' di selvaggine, un po' di animali, e berbe, quelle robe simili. Ok, saliamo sulla macchinina, andiamo al nostro wipe. Darra, leggiamo cos'è sta Darra. Darra se la giocava testa a testa con la Styrus sudafricana nel periodo dell'oro dell'isola. Erano quasi identiche in termini di prestazioni, ma la Styrus costava meno perché era costruita dalla torre sfruttata e appartenente all'apartheid. Non era un gran momento dell'Africa. L'Africa è ancora lì che aspetta. Ormai manca poco, no? Vabbè. Andiamo. Guida nuovo tutorial. Ma sì, ma cazzo, so come guidare. Andiamo, andiamo. Sembra una Formula 1. Fai la mano. Così spostiamo la visuale. Attenzione, queste strade di Rook Island fanno schifo. Non è normale che la macchina faccia sti rumori comunque. Guardate quanta roba c'è intorno nella minimappa. Oddio, un bufalo! Fai la mano, oddio il palo! Sti freni a mano sono un po' lo specchietto che non funziona. Ecco qua il nostro obiettivo. Derapata! Which ones? Ci abbiamo la minimappina di fianco che ce lo dice. La una rossa, eccola qui, subito. Bang. Raccogliamo le foglie a cremisi. Zenzero dorato. Lo zenzero dorato è ricercato per il suo aspetto unico. Molti usano i fiori per fini decorativi, altri per pure finalità di fertilità. Vabbè. Tira un periodo al tuo marito e correrà a letto. Vabbè, magari funziona anche con le donne. Lì c'è una foglia verde, dobbiamo prenderne due. Prendiamola. Foglia verde. Maranta. Andiamo, leggiamo tutto, no? Io leggo tutto, voglio sapere tutta la storia di questo gioco. Maranta usata in Asia è facilmente digeribile. I nativi di Okana ci fanno i budini, che schifo. Torte e cibo per neonati, mentre i pirati li usano per evitare che si formino cristalli di ghiaccio sui cadaveri congelati. Però vabbè. Ah, qui ci sono due forziere, queste specie di cose di Assassin's Creed. Sono dei forzieri, dov'è? No, qui non c'è. No, è qui dentro, fanculo. Saccheggiamolo. Fish rossa, quelle da gioco, credo. Attatata, qui ce n'è un'altra. Dove? Sesto maiale, eccolo lì. Poi dobbiamo ucciderlo. Yes! Senti come risulta. Cinghiale. Spero che tu non sia vegetariano, perché sui cani i cinghiali sono praticamente la fonte di sostentamento principale. Molto bene. No, io non sono vegetariano. Ce la puoi fare. You can do this. Certo che ce la puoi fare. Sei mia. A parte che sei mio al massimo. Dobbiamo ucciderli tutti perché le pelli ci torneranno molto utili, sia per venderle che per trovare l'altra roba. Scusate, ma l'altra... Ah, è qui la cassa, non l'avevo vista. Piastrine e mercenari, vabbè. Prappappa, dov'è l'altra? Dobbiamo cercare la foglia verde ancora, lì ce n'è una, andiamo a prenderla. Ho tenuto sulla minimappa le iconcine delle foglie, così, perché senza era davvero difficile cercarle, diventava... Visto che sono molto richieste, comunque... Sono c'è molte richieste per craftare, ce ne vogliono molte, voi vedrete. Uccidiamo. Due colpi in testa, sciopa. Perfetto, come avete visto anche il danno agli animali è aumentato, cioè non è aumentato, è giusto, se tu lo colpisci in testa gli toglie di più. Tu lo colpisci nel culo gli toglie di meno. Laggiù c'è un bufalo, no, non ci interessano i bufali per adesso, con la pistola gli facciamo più poco. Ci manca la foglia blu, però di solito c'erano tre cinghiali qui se non mi ricordo male. Vabbè, andiamo a cercare la foglia blu, che si trovano in acqua le foglie blu. Bonzi, bonzi. Ok, perché qui c'è un... No, non era qui. Oh sì, mi ricordo se era qui il buon vecchio coccodrillo. O era da un'altra parte. Oh, ma sto maialino dietro. Dov'è? Senti versi, ma non capisco da dove arrivi. Foglia blu, qui ce n'è una, mi dice. Eccolo lì, ve l'ho detto! Guardate lì! Bastardo! Coccodrillo, ah, abbiamo ucciso! Grandissimo, forse un po' pochi colpi ci vuole per uccidere i coccodrilli. I coccodrilli sono responsabili della maggior parte dei morti causati da animali sull'isola, perché c'è una sorta di rito di passaggio dove i giovani uomini devono toccare il muso di un coccodrillo con un bastone. Un po' come giovedì sera con la mia ex moglie. Ah no, i giovedì sera con la mia ex moglie. Oddio, c'era un coccodrillo per ex moglie. Vabbè, andiamo a uccidere il coccodrillo. Spulciarci il coccodrillo. La prima volta che sono entrato, madonna,
Però non sempre c'è il coccodrillo qua. Ok, abbiamo preso il cuoio. Ci serve anche questo per craftare. Rimergiamo che se no affoghiamo. Dov'è la pelle? La pelle blu lì là. La felce, cos'è? Dov'è? Non la trovo. Andiamo a vedere qui. Eccola qui. Alga Columbu. Vuoi sapere cos'è sta Alga Columbu? Non ce la dice. L'unica cosa che volevo sapere non ce la dice. Ma vai a cacare. Spostamento rapido, nuovo tutorial, ok. Ah, oh, eccolo qui, Alga Kombu. Non è quella dei sushi. Un'alga come alimento dietetico da generazione. Sembra perdere peso. Proprio come correre e fuggire dai macetti dei pirati. Varse e Oi dovrebbero trasformare l'isola in una clinica dimagrante. Più snelli che mai con una dieta della paura. Non hanno tutti torti. Ok, adesso vuole che facciamo il viaggio rapido. Io non lo userò mai, sappiatelo. Non lo userò mai il viaggio rapido perché secondo me rovina il gioco. In my mind, in my heart, in my... Eccolo qui, Lenny Kravitz. Ciao Lenny, perché tu c'hai il fucilone? Lenny, no. Che fatica. Good. Then bend nature to your will. I will teach you. I will teach you. Adesso questa parte qui è un po' buggata, cioè. Now use the plant you found. Craft two syringes. Two syringes. Vedete, per fare una mente piena serviva solo una foglia verde. Adesso servono una foglia bianca, una foglia ambrata e una foglia verde. Noi clicchiamo qui, ci dice che l'abbiamo fatta lo stesso. Ma non è vero. Questo è un po' irrealistico, però serve... Esatto, comunque... Servono 6 peli di cervo, 3 foglie ambrate, 2 peli di capra e bla bla bla. E questo è un po' irrealistico, ma serve per aumentare, diciamo, l'immersione nel gioco. Se lo facciamo, ma non ce l'abbiamo. Esatto. The warrior! Ok, eccoci qua. A skill is mastered. You can choose to learn skills in 3 different areas. Now I will teach you the takedown. Takedown, l'abbattimento, eccoci qua. Ok, apprendiamo l'abilità. Praticamente ci avviciniamo da dietro e lo uccidiamo. Quindi questo, vedete, questo è il tatuaggio che stiamo facendo. Abbiamo aggiunto questo. Adesso cosa ci rimane? Scivolata, direi. Permette di scivolare mentre scatti oppure... Chef granatiere, tieni premuto per ritardare ed una granata rilascia per lanciare, non fatela scoppiare in mano. Io direi scivolate, è più utile. Infatti scivoliamo mentre corriamo. Guardate il tatuaggio che si crea dal nulla. Oh, telefono. Lisa, Lisa. Come, andiamo, ci sono i nostri amici, veloci. Perché tu c'hai quel fucilazzo d'accidente di questa pistolina di merda? Va scalzo lui poi oltretutto. No, gira che finiamo nel burrone. Scusate. Oh, c'è un cervo! Dai, mi servono! Ok. Ecco i nostri amici. Qui dove siamo venuti prima. Lui non gli frega un cazzo di Rakia, te l'isola, vuole salvare i suoi amici. Ok. Ok, bombe, aspettatemi per attenzione. Sì?
Ok, devo combattere. Io direi sneak, giochiamo un po' più stealth, prendiamo le munizioni, anche se c'è delle munizioni, non posso più prenderle. Punti di preparazione, per sbloccare nuove ricette, siringhe, ok, dobbiamo avanzare nella storia in pratica. Selezione arma, vabbè sì, uno però, X per tornare alla processa, tengo premuto uno, mi viene il circoletto e bla bla bla, giriamo, noi abbiamo solo un'arma, quindi c'è poca scelta, non abbiamo più una tecnica, cos'è la tecnica? La tecnica è un combattimento improvvisato, è una parola pomposa per dire prendi un pick up e schiaffaci sopra la mitragliatrice. Io preferisco la direzione carro da parata texano, tutte le tecniche sull'isola sono dei pirati di Vass. Hanno una buona potenza di fuoco ma non sono blindate. Vabbè, io non vedo nessuna mitragliatrice dietro comunque. I Rakyat, leggiamo anche chi sono i Rakyat. Vivono sull'isola da tempo immemore come rocce e la sabbia delle spiagge. Sono dei sopravvissuti. Depositari di segreti, pochi vengono ammessi a far parte della loro cultura e quasi nessuno neanche dei loro guerrieri. Noi sfigati ci siamo entrati? Vabbè. Abbiamo tre nuove ricette, muoversi furtivamente. Premi C, ok. Sì, abbiamo sbloccato un po' di abilità, vabbè adesso proviamo. Se non mi ricordo male di qui si riesce a fare abbastanza tutto stealth. Più che altro dobbiamo prendere... ecco lì c'è un nemico laggiù. Qui c'è due nemici. E deve incastrare nell'albero. Una pianta bianca, prendiamola già che ci siamo. Qui c'è un nemico. Gardenia, vediamo cos'è la gardenia prima di entrare in combattimento. Questo fiore profumato viene spesso indossato dalle ragazze, delicato associato alla gioventù, mentre le donne emanano solo le fragranze di sogni infranti dei loro mariti. LOL. Ok, allora. Io direi, impariamo, facciamo quello che abbiamo imparato nel tutorial, anche se potrei spargli un colpo in testa da qui. Tiriamo un sasso. Dovrebbe arrivare il tizio così. Direi proprio di sì, almeno. La scorsa volta ha funzionato. Speriamo solo non arrivi il cane. Oddio, nasconditi. Cazzo, non c'è l'indicatore. Muori, stronzo. Ma cagare, cane di merda, muori! Ah, cavolo, sta morendo! Che figura di merda! Scusate, mi ero dimenticato degli indicatori che non ci sono più. Quindi quando ti vedono sono cazzi tuoi. Mannaggia, me l'avevo dimenticato. Sì, comunque la modalità guerriera è la più difficile. Ti basta un colpo e sei finito. Sì, ho capito, non ho preso il cazzo, ho fatto un errore. Ho sbagliato, sì, va bene. Va bene, di nuovo, ok. La tattica è giusta, solo che abbiamo sbagliato. Stavolta nascondiamoci qui dietro. No, il cane, Gesù. Ma che sfiga. Muori, cane di merda. Curati, curati, curati. Ma che sfiga. Oh, no. Muori. Muori, colpo alla testa. Finiamoci qui sotto. Dobbiamo farci per ricarica. Allora, eccoli lì. Uno ucciso. Bastardi. Sono, non so se siano due o tre ancora. Ah, caboia. Oh, grandissimi, ci hanno aiutato. Morto. Bastardo. È stealth un po' dei coglioni. Senza indicatore tutto è molto più difficile. Ok, però ce l'abbiamo fatto. Più che altro volevo prendermi un fucile prima di tutto, ma è arrivato il cane. Ok, prima di andare a cercare Lisa, che non ci interessa dov'è Lisa. Coltello arrugginito, ricarichiamo. Per saccheggiare, portafogli in pelle. Punto esperienza abbiamo ottenuto. C'è anche il tizio. Laggiù il cane da scuoiare. Cos'è, un maialino? Bam, un colpo in testa è morto. AK-47. Cavallo da battaglia di eserciti, militari e terroristi di tutto il mondo, un fucile d'assalto, un'istruzione simbolo, al progetto i rossi, dicendo una gara, il vincitore ha ricevuto il dolce lavaggio del cervello, sembra fatto bene, può essere molto rilassante. Immagino.
Maiale, vabbè, il maiale, che cosa ci sarà del maiale? Non è apprezzato come il cinghiale, ma è molto più facile da catturare. Praticamente i maiali locali sono prosciutti ambulanti, pronti per essere fatti a fette. Beh, in effetti. Era bello ciccio, eh. Scuoia l'animale, scuoiamolo. Oh! Ok, prendiamoci anche la pianta. Gardenia, l'abbiamo già detto prima, cos'è il gardenia? Nuova lega corse dell'isola disponibile, wow. Ma ce n'è un altro forse qui. Esatto. Ok, stiamo lottando, prendiamo tutti i soldini e andiamo adesso dai nostri amichetti. Dovrebbe essere qui dentro Lisa? No, invece no, io dico di no, eh. Ma non sarebbe già uscita, brutto imbecille. Ma va. Beh. È scappata, Jason, you are worthy of the title. Worthy to walk the path of the warrior. We found one of your friends at the colonist's house. Ah, buono. Qui sono arrivato qui comunque. But do not worry. Is he safe there? The doctor will be waiting for you. To the west. Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. Molto bene. We'll radio you if we hear more. Keep your head up, Jason. The tribe is very impressed with you. Grazie, Lenny. Lenny Kravitz! Ok, perfetto, io sono arrivato qua. Per provare le varie mod, se funzionavano e tutto. Ok, dobbiamo andare da... Dove cazzo è il vecchio? Vabbè, comunque chiudi sta mappa di merda. Libera l'avamposto, abbiamo salvato, perfetto. La la la, avamposti, nuovo tutorial, si sbloccare senza attivare allarmi, senza farti scoprire. Come avete visto è molto più difficile che giocare con gli aiutini e tutto, questo è molto più bello, dà molta più soddisfazione. Un altro maiale, lo scuoiamolo. Muori, stronzo. Rifugio, nuovo tutorial, si, ok, va bene, basta. Rakiat, vicino agli tieni premuto per cominciare la prova, poi lo facciamo. Classifica, ma chi se ne frega, i pirati di Vasco, questo mi interessa invece. C'erano una volta i pirati di Vas che vennero sull'isola per stuprare, rubare e saccheggiare. Volevano solo una cosa, il denaro, a tutti i costi. Vas è uguale è il giullare della corte di Rukaila. Ma è forse il tuo macete alla fine che lo attende? Ma speriamo. Ok, scuoiamo l'animale. Nuova ricerca di fornimenti sbloccata. Ok, cotenna di maiale. Torniamo qua dentro. Io mi ricordo che c'è una memory card, un collezionabile. Eccola qui. Raccolto oggetti, memory card, lettere della seconda guerra mondiale, reliquie, cerca bene e verrai ricompensato. Penso ci diano un tipo di fucile, non so cosa ci diano. Non ho mai fatto queste cose, sinceramente. Allora, vendiamo il nostro... Tutta storia, vedete, abbiamo un inventario con 16 posti solo. Pillola di efedrina, una pillola di efedrina ottima per liberarsi il naso e preparare metanfetamina, eh beh. Portafogli in pelle, fossa di pelle di cinghiale, coltello arrugginito. E poi abbiamo un po' di... carni e vari, direi vendiamo quella di cane che tanto non ci serve per adesso. Il cuoio che vale un sacco di soldi più che altro. Ok, allora salvataggio, abbiamo salvato. Allora, cosa ci serve per creare? Mi sa che dobbiamo vendere tutto. Allora, aspettate un attimo che chiamo al telefono.